Unforgettable, una serata indimenticabile, quella che si è svolta il 14 ottobre scorso presso la sala conferenze del ristorante La Loggia Rambaldi di Bardolino, Verona. Il 21esimo premio Riviera, Laurence Olivier Vivien Leigh, dedicato ai due noti attori che soggiornavano tra Garda, Bardolino e Torri del Benaco, ha incoronato personaggi di valore come Gianni Togni, nominato premio Laurence Olivier, e Sabrina Simoni, premio Vivien Leigh. Con loro l'alloro della Riviera a Giovanni Finardi. Nel corso della manifestazione sono stati premiati anche gli autori finalisti del 21esimo concorso nazionale letterario. Alle 20:15 è arrivata la vettura guidata da Michele Boni con gli ospiti di prestigio. Sono così scesi dall'auto, annunciati da Roby Gelmetti di Radio Studio Verona, sulle note di Via col Vento. Gianni Togni, autore di hit come Giulia, Luna, Semplice, Vivi e altri importanti successi. E la direttrice del piccolo coro dell'Antoniano, Sabrina Simoni, che ha preso le redini della nota formazione già diretta da Marielle Ventre. E lo scultore Giovanni Finardi, all'oro della Riviera 2020, era già presente in una sala colma, così preso via ufficialmente la manifestazione con la stessa Jekyll e Andrea Torresani, direttore artistico, che hanno dato lo start alla consegna dei premi ai concorrenti del 21esimo corso nazionale letterario. Opere di vari artisti della provincia di Verona come Cirano Maffezzoli, Fernando Pietropoli, Santina Pellizzari, Franco Gio Loro, Giovanna De Boni, Oliva Rossi, Margherita Vellini, Giovanni Finardi e Fabiola Carmellini. Sono così saliti sul palco i vari autori del concorso Novelle, poesia edita, poesia inedita e della sezione Lirica sul Garda. La poesia inedita, prima classificata, Gabriella Maria Morello, secondo classificato Giuseppe Romano, primo classificato speciale della giuria Eros Annava. Per le novelle, primo classificato Anna Sartori. Per la lirica sul Garda, classificato Pietro Di Simone di Verona, secondo classificato Enrico Andreoli. Per la poesia edita, primo classificato Bruno Castelletti di Verona con l'opera Il Prato dei Ricordi, secondo classificato Paolo Paolacci di Tivoli, Roma, con l'opera Io sono il segreto, luoghi interiori. E nel momento in cui Tony DJ poneva le basi di alcuni noti brani dell'artista romano come Vivi, è entrato in scena anche Gianni Togni. È lodevole proporre queste manifestazioni in questi tempi, ha detto. Ma non solo, perché in Riviera Laurence Olivier Vivien Leigh è riuscito a portare avanti attività artistico-culturali e musicali in un periodo in cui non si deve assolutamente fermare. Si deve ringraziare chi ha partecipato e gli organizzatori del concorso per quello che stanno facendo. È salito sul tappeto rosso il sindaco di Bardolino, Lauro Savaini, che ha consegnato il premio Laurence Olivier al cantautore, che con il paroliere Morra ha creato successi indimenticabili. Ha poi preso la parola anche Sabrina Simoni, Vivien Leigh 2020, che ha fatto leggere una lettera vergata dal direttore dell'Antoniano di Bologna, Giampaolo Cavalli, di ringraziamento alla manifestazione. È importante essere qui presenti, ha detto Sabrina. Certo è la televisione che lo riprende lo spettacolo all'Antoniano, dando un grande risalto, ma altresì ricordare in questo ambito anche autori come Olivier e la stessa Leigh appare importante non solo per il Garda, ma per tutta una nazione. E dopo le motivazioni del riconoscimento, letti innanzi al pubblico dal direttore artistico Andrea Torresani, Umberto Lo Sapio, cantante di origine napoletana, ha proposto la nota hit di Peppino De Gagliardi, Come le viole, alla platea. Dopo la premiazione del noto scultore Giovanni Finardi, all'oro della Riviera 2020, con un'opera di Margherita Bellini, la serata è poi giunta verso le fasi conclusive, con l'esibizione degli Evergreen, che hanno proposto Concerto degli alunni del sole. Poi tutta la folta platea di ospiti e pubblico, tra cui molti fans di Gianni Togni, hanno circondato premiati e premiatori, scattando delle fotografie e cliccando video, mentre si levavano in alto i calici del vino spumante Bardolino Chiaretto, brindando la 21esima edizione della manifestazione, con un cin cin che dava la rivederci alla 22esima edizione.